E rieccoci dal Palà del Mauro, si riparte secondo tempo della finale regionale Under 17 Elite di basket, City Castellino in vantaggio di 18 punti, 34-16 Alessio. Sì, è stato tolto un punto a Napoli, erano frutto di questo punto le contestazioni all'inizio partita. Possiamo leggere i tabellini, Carmine? Kuros Napoli, Aprea 3 punti, Conforto 4, Zaccaro 2, Massantuoni 0, Mazzarella 0, Murolo non è entrato, Avolio 2, Coraggio 0, Antigliani 0, Russo 5, Santo 0. Avellino, Daura non è entrato, Esposito 4, Tropeano 3, Giuzio 4, De Luca non è entrato, Fucci 5, Gioia 2, Strumia 5, Del Vacchio 2, Piscopo 7 e De Maio 2. Tutto pronto Carmine, si ricomincia, c'è Gioia di nuovo che rientra direttamente dal primo quarto quando ha commesso due falli e Cavaliere è stato costretto a farlo uscire dal campo. Tutto pronto per l'avvio del terzo quarto. Rimessa Avellino. Parte con Gioia in quintetto sin dall'avvio del secondo tempo. Napoli è rimasta a zona, Carmine. C'è Avellino, l'angolo. Esposito per Strumia, buona circolazione di palla fino all'angolo, Ferro per la prima tripla del secondo tempo, rimbalzo Zaccaro e Conforto in palleggio, ancora Conforto, servire nell'angolo per la conclusione da tre punti, è mandato a bersaglio. Finalmente Russo si è sbloccato per Napoli. Avellino deve essere molto attenta perché anche ieri la Kuros ha dimostrato di potersi accendere in poco tempo e potrebbe rientrare in partita. 19-34. Gioia ancora sulla zona di Napoli, conclusione da tre punti, a rispondere Avellino. Tripla importantissima Carmine per rispondere colpo su colpo a Napoli e far rimanere con l'inerzia della partita dalla propria parte. Esposito ha risposto prontamente per il 37-19, Conforto dalla media si alza, Napoli con più continuità in uscita dall'intervallo, davvero bene la formazione di Petillo. Sì, hanno cominciato a muovere la palla, portano dei blocchi, si muovono, stanno dimostrando che il primo tempo probabilmente era comunque un episodio. Esposito sbaglia la conclusione dei punti, Strumia prova a strappare il rimbalzo, non ci riesce e Conforto a superare la metà campo per Napoli. Conforto sul blocco di Aprea da tre punti, Conforto il primo ferro, accomoda la conclusione del playmaker e rientra 8-3 di parziale Carmine fino al meno 13 con questo avvio Napoli. C'è Gioia in punta che prova la tripla e va a bersaglio, ottimo l'avvio di entrambe le formazioni. Si è sbloccato Russo da una parte ma si è sbloccato anche Gioia dall'altra. È stata data da tre punti la conclusione di Conforto ma solo due, quindi 23-40, vantaggio di 17 punti per Avellino. Fallo chiamato a Fucci. Primo fallo per Napoli con Zaccaro. Conforto difeso da Esposito, blocco di Russo, spara da tre punti, ancora fluidità in questa fase, però primo ferro per la tripla del playmaker. Parte Avellino con Gioia, ribaltare per Esposito, mette palla a terra, rischia l'inflazione di passi, salva la sfera Gioia, ancora sulla zona, ordinata da coach Petillo. Fucci, ma col jumper, firma sul ferro la conclusione. Bravissimo Esposito a recuperare palla, a servire fuori Strumia. Avellino ragiona sui 24. Fa bene, attenzione Gioia, di nuovo da tre, sbaglia. Ferro,
un po' forzata questa conclusione. Avellino affrettata, deve, soprattutto deve controllare, deve riuscire a controllare il match, e sul più 17 Zaccaro senza pensarci troppo, tre punti solo Ferro, rimbalzo ancora per Napoli, ottimo avvio per la formazione partenopea che però non riesce a beccare il Ferro su questa conclusione di Russo. Esposito a ripartire con l'ingresso di Gioia, adesso Avellino ha sicuramente più pericolosità da oltre l'arco, che può servire contro la 1-3-1, anche se non deve accontentarsi, deve riuscire a mettere palla a terra. Esposito, Fuggi, Strumia, raddoppiato, bella palla nell'angolo, Gioia va da tre punti, lunga la conclusione, però Avellino ha mosso palla, quindi è riuscito a prendere anche il rimbalzo offensivo. Carmine, ancora Gioia, 24 secondi per Avellino, Gioia nel pitturato, non riesce a infilare, però è una buona soluzione. Carmine, una soluzione come questa per Napoli, gioco sotto canestro con Aprea a realizzare il 25-40, 5-30 al termine del terzo quarto. Strumia, la sfera nell'angolo, non ci riesce, allora Napoli prova con l'intensità difensiva a ricucire lo strappo. Zaccaro da tre punti, distanza davvero distante dall'arco dei 6,75, la conclusione scoccata da Zaccaro, ritorno in punta per Napoli. Russo a servire conforto, ancora da tre punti, ancora Ferro, rimbalzo di Strumia. Avellino deve riuscire a controllare il ritmo della partita, non deve permettere a Napoli di correre in transizione, credo lo stia facendo comunque bene. Più fluidità in attacco sulla difesa 1-3-1 di Napoli. Magari Avellino deve provare a mettere più palla a terra, però. Gioco sotto per Avellino, che andrà in lunetta con De Maio. Buona palla di Strumia per De Maio, che si fa trovare sempre pronto, c'è da dirlo, sotto canestro. Adesso saranno due liberi, intanto Cavaliere è pronto con un doppio cambio. Entrerà il playmaker del Bacchio. E con lui anche Giuzio, che è stato molto positivo nel primo tempo. Ancora problemi anche al cronometro in questo caso. Pronto De Maio in lunetta, come pronto anche il cambio per Avellino. Come detto, entrano Del Vacchio e Giuzio. Minuti di riposo per Esposito. E Fucci, mi sembra. Sì, Fucci. Minuti di riposo anche per Fucci. Ha abbassato il quintetto, coach Cavaliere, magari vuole provare a sfruttare la velocità dei suoi due, le sue due point guard. Corta la prima conclusione, il cronometro fermo di De Maio. Secondo libero, accomodato dal Ferro, 41-25. Quando mancano 4 minuti e 30 alla fine del terzo quarto, Avellino comunque mi sembra in controllo. Attenzione, perché in questo momento non è stato ancora assegnato il punto, il tiro libero segnato. Eccolo qui, eccolo, il 41-25, problemi al tavolo purtroppo in questa gara. Russo a servire Zaccaro, tocco di Aprea. Si lamenta Aprea con il suo compagno di squadra per come è stato servito. Dopo la partenza a razzo, Napoli è tornata ad avere dei problemi, soprattutto nel far girare la palla. Adesso vediamo Avellino con Del Vacchio. Del Vacchio in punta per Gioia, Gioia fuori per Strumia. Strumia, la tripla non va. Bene Zaccaro al rimbalzo, ma ottima palla recuperata per Avellino, 24 secondi in fase offensiva. Gioia, finta la conclusione, vai nell'angolo, ribalta il lato Avellino. Strumia, servire e prendere anche rimbalzo
purtroppo soltanto il ferro per il capitano. Comunque Avellino gioca bene, Carmine, non c'è nulla da dire su questa scelta di tiro. Conforto si libera per la conclusione da tre punti. Lotta per il rimbalzo tra Aprea e Gioia. Un po' di tensione che però l'arbitro tende subito a svelenire parlando con Gioia e Aprea. Comunque diciamo che Avellino finché... Intanto è time out per Napoli. Diciamo che Avellino va benissimo questo tipo di gioco. Napoli è tornato a forzare, a muovere un po' con la palla, e i biancoverdi invece riescono comunque a controllare il ritmo e in attacco trovano comunque buone soluzioni. Ovviamente sono gli ultimi minuti per il rientro da parte di Napoli, 25-41, c'è una differenza di 16 punti tra le due squadre. Se vuole rientrare Napoli deve farlo in questa fase finale di terzo quarto, almeno rientrare sotto la doppia cifra. Sì, diciamo che questo deve essere uno degli obiettivi di Napoli, ma credo che il primo obiettivo oltre il punteggio debba essere quello di proporre una palla a canestro comunque più collettiva. Solo in questo modo poi potrebbero arrivare sotto la doppia cifra di svantaggio. Con Gioia maggior lavoro, impegno oltre l'arco per Avellino, che ha saputo sfruttare in alcune situazioni, soprattutto in avvio di secondo tempo, le conclusioni da tre punti. Sì, però credo che il 13 biancoverde debba mettere più palla a terra, non debba avere paura di attaccare l'area pitturata. È sicuramente uno dei giocatori migliori queste Final Four e può fare davvero la differenza per Avellino. Vacchio in palleggio a servire Strumia in punta, ancora un ribaltamento nell'angolo per Avellino. De Maio raddoppiato, libera nell'angolo Strumia, extra pass per Gioia da tre punti. Ferro, bravissimo Del Vacchio, Aprea. Del Vacchio ancora a limitare l'attacco e ad evitare una transizione per Napoli. Sarella a servire Russo, ottimo aiuto di De Maio, ottimo davvero aiuto. Difesa, adesso Avellino, ottime soluzioni per Avellino che conferma quanto fatto nel primo tempo, limitare l'attacco di Napoli a 25 punti dopo 28 minuti di gioco. Davvero un ottimo risultato. Ancora gioco oltre l'arco, Strumia butta dentro, infrazione di passi. Comunque Avellino ha un piano chiaro, cercare di limitare i ritmi, di non far alzare il ritmo della gara. Lo si è visto ora, poteva provare la transizione e invece ha deciso comunque di giocare ai 24 secondi. Conforto a 2.30 dal termine della terza frazione, 25-41 in favore della Sidigas. Avellino, angolo per Russo, scambio tra i protagonisti dell'attacco partenopeo, ancora da tre punti, ancora il ferro a dire no. Conforto e Del Vacchio a giocare per l'attacco di Avellino sui 24 secondi. Strumia, ancora una soluzione di ribaltare il lato. Gioia con un ottimo lavoro al tabellone. Era quello che dicevamo prima, Carmine, ha le potenzialità per farlo, lo deve mettere in campo con più continuità, deve mettere palla a terra e attaccare il ferro. Conforto sul blocco di Avolio, rischio di persa per Napoli. Ancora Avolio contro Strumia, si torna in punta per la tripla, ancora lunga la tripla di Conforto e Napoli è sotto di 18 punti a 9 minuti dal termine. Ovviamente ad Avellino va benissimo che Napoli sia tornato a forzare. 25-43, un minuto al termine del terzo quarto, brutta palla persa da Avellino, però per fortuna Napoli non riesce a correre in transizione. Conforto, Napoli come detto, bravissimo Del Vacchio, ottimo Del Vacchio a recuperare e finalizzare, no perché c'è il fallo sul rientro partenopeo, saranno due i tiri liberi a disposizione del playmaker della Sidigas. Dopo un primo tempo non eccezionale, Del Vacchio sta prendendo in mano di nuovo la Sidigas come fatto ieri, riesce a toccare tutti i palloni in difesa, già prima stava rischiando di recuperarne uno, adesso ce l'ha fatta e si è guadagnato due liberi importanti. 25-43,
57 secondi alla fine del terzo quarto. Napoli fa entrare con numero 35 Coraggio al posto di Conforto. Del Vacchio in lunetta con il primo libero, a segno. A segno con il primo libero è Avellino, che con questa conclusione dalla lunetta poteva toccare quota 20 di differenza, invece si resta sul più 19, 25, 44, ultimi 48 secondi della terza frazione. Napoli riceve lontano da Canistro. Mazzarella qui... con una soluzione personale, il rimbalzo ottimo, Strumia sotto le plance. È il penultimo possesso del terzo quarto, presumibilmente. Strumia palleggia, vuole far passare i secondi. Palla in angolo per Gioia, che non ci pensa su un attimo. Un buon tiro, purtroppo sbagliato. Russo, ma... prova a strappare Esposito. La palla, Esposito, ma era con i piedi ben oltre la linea di fondo. Però quindi palla persa. È da apprezzare l'atteggiamento, Carmine. È andato su questo pallone. A 19 ultimo secondi a termine. Possesso della terza frazione. Avellino può fare fallo se vuole. Vediamo la scelta di Avellino. Il tocco ultimo è di Napoli, quindi sarà ultimo possesso invece per Avellino. 10 secondi e 77 centesimi. Ribaltare per Esposito, che spara da due punti, lunga. Termina qui la terza frazione di gioco, 25 Kuros Napoli, 44 Sidi Castavellino. Beh, diciamo che coach Cavaliere non può che essere contento. Dopo i primi due minuti del terzo quarto, che erano sembrati comunque favorevoli a Napoli, che sembrava aver trovato comunque positività nei suoi uomini migliori come Conforto e Russo, Avellino è riuscito a reagire ed ha messo in campo tanta aggressività difensiva, e in attacco ha trovato buone soluzioni che la portano ad affrontare gli ultimi 10 minuti comunque sul massimo vantaggio, più 19. Ecco, si è tornati in campo con un divario di 16 punti, si passa a 19, quindi dopo 10 minuti comunque di ottima continuità per Napoli. In attacco ha provato diverse soluzioni, forzature che però non mancano nell'attacco partenopeo. Sì, purtroppo sembrano troppo legati alla vena di alcuni uomini, dicevamo prima, Russo, Conforto, Zaccaro. Il problema è che contro una difesa organizzata come quella di, Avellino questa sera, diventa molto difficile la squadra di coach Petillo riuscire a trovare comunque la via del canestro. 25-44 a 10 minuti dalla fine, diciamo che Napoli dovrebbe fare tre quarti del suo punteggio fino ad ora per riuscire a rimontare. E Avellino sembra aver trovato anche un cambio di passo rispetto alla semifinale, questo è un dato davvero importante, che significa che su da due giorni Avellino ha lavorato bene. Sì, hanno evidentemente lavorato molto bene, mancano ancora 10 minuti, però di sicuro credo che il piano partita di coach Cavaliere, dello staff tecnico biancoverde, sia stato rispettato in tutti i suoi crismi. Si riparte, attesa per la conclusione della pausa, 15 secondi e poi sarà rimessa a metà campo per la Kuros Napoli, affidata a Coraggio. Ed eccoci per gli ultimi 10 minuti di gioco, con Coraggio a servire Russo, difeso da Esposito. Raddoppio di Del Vacchio, che commette fallo. Però comunque riceve gli applausi di Cavaliere, di coach Cavaliere. Mette aggressività su ogni pallone. Napoli trova molte difficoltà nel riuscire ad effettuare un possesso, a trovare un tiro pulito comunque. Ancora Russo contro Esposito. Blocco di Avolio per la tripla e saranno tre tiri liberi. Fallo di De Maio. Fallo abbastanza ingenuo, anche perché Esposito aveva deciso di passare dietro il blocco. Evidentemente quel tiro sta bene alla Scandone, perché fino ad ora le percentuali della Kuros sono state bassissime. Purtroppo è arrivato il fallo, sono tre tiri liberi per Russo. Prima conclusione. A segno. 26esimo punto. Questa finale per Napoli. Segno anche con
nel secondo tiro per completare il viaggio in lunetta, e lo completa. 28-44 con Del Vacchio in pareggio a superare la metà campo, allungato la difesa a Napoli, soluzione nel pitturato per De Maio, ultimo tocco napoletano, quindi rimessa in zona d'attacco per Avellino. Ha allungato la difesa Napoli, ma non mi è sembrata molto convinta in questa occasione. De Maio comunque ha sbagliato, attenzione, c'è un cambio, esce proprio De Maio. Con Episcopo in campo, coach Cavaliere. Episcopo subito protagonista di una palla persa e anche di un fallo commesso, impatto negativo. Due errori consecutivi, Carmine. Prima ha sbagliato la rimessa, poi ha commesso il classico fallo di frustrazione. Avellino non deve ragionare, non deve perdere la testa. Passata a zona 2-3 Avellino. Ed è infrazione di passi su ricezione. Passi di partenza per Aprea. Prova anche con i due lunghi Petillo in questa fase. Sì, ma mi pare che Cavaliere abbia subito risposto dicendo ai suoi di passare da zona 2-3 per coprire di più l'area. Evidentemente si aspettava anche questa mossa. Gioia. Sfrutta il blocco di Strumia, si lancia verso la linea di fondo, torna dal capitano che mette palla a terra, ball handling, e trova appoggio e subisce il fallo. Consentirà al numero 11 di andare in lunetta. Attenzione, esce dal campo Del Vacchio, che come ieri sta risentendo probabilmente qualche problema al polpaccio. Adesso i medici della Scandone stanno cercando di fargli passare quello che sarà un crampo. Intanto primo libero lungo di Strumia, suo posto è entrato Fucci. Strumia lungo anche col secondo. Lino che non approfitta dei viaggi in lunetta per allungare ulteriormente. Ed è zona, Carmine. Con 16 zona punti, zona, fronte pari. Con Russo, la sua sfera intercettata per un momento da Gioia. È messa dal lato, fidata a Coraggio. Ora Napoli in attacco con un tiro dalla media, accomodato due volte dal ferro. Avellino aveva raddoppiato, purtroppo per loro il ferro ha accolto il tiro di Avolio. 30-44, 8 minuti alla fine dell'ultimo quarto, scusate. Strumia dall'angolo entra nel pitturato e infrazione di passi. Mi sembra una chiamata giusta, Carmine. Sono di fatto le ultime chance di rientro per Napoli, è meno 14, 8 minuti a disposizione, deve rientrare sotto la doppia cifra nel minor tempo possibile Napoli per sperare ancora di agguantare l'accesso alla fase interzona. Avellino però chiude benissimo. Fallo che blocca il contropiede bianco-verde. È stata una scelta giusta da parte di Napoli. Avellino ha chiuso davvero bene, evidentemente avevano preparato molto bene questa situazione col doppio lungo. Subito in tre sono andati a coprire Avolio e non è riuscito a ricevere. Esposito in cabina di regia in questi minuti in sostituzione di Del Vacchio, bloccato nuovamente da un problema muscolare. Strumia, spalle a canestro. Prova ad avvicinarsi di 3 secondi, libera nell'angolo per una conclusione da 3 punti Fucci, conclusione che non va, bravo Fucci per recuperare e a subire fallo nel pitturato, 2 tiri liberi per lui. Napoli sta aumentando l'aggressività sul portatore di palla, ma Strumia aveva letto molto bene la situazione. Il tiro poi di Fucci non era entrato, ma il rimbalzo l'aveva premiato. Adesso saranno 2 liberi. Fucci in lunetta. Rientra a conforto per Napoli. Ha
primo libero a bersaglio, nuovo più 15 per Avellino. Sul ferro la seconda conclusione, 15 punti di vantaggio per Avellino quando mancano 7 minuti e 40 secondi al termine del match. E per Napoli è il momento di provare tutto, 7 minuti e mezzo al termine, Conforto in palleggio supera il centrocampo, su di lui c'è Esposito, troppi palleggi, lo diciamo dall'inizio, Russo adesso prova a battere uno contro uno Fucci. Bene qui anche Avellino, però fallo di Fucci. Come detto è un attacco bloccato legato all'uno contro uno dei vari interpreti, quello ieri, di Napoli. Ieri sinceramente la Kouros ha giocato meglio rispetto ad ora, quindi merito anche ad Avellino, però questa la palla è troppo ferma nell'attacco napoletano. Conforto cerca di pescare nel pitturato Avolio che di frustrazione commette fallo su Fucci. Diciamo che Avellino è arrivato un'altra volta prima sulla palla, il passaggio non era male, l'intenzione diciamo non era male, però Avellino è preparatissima su questo e arriva sempre con due uomini sulla palla. Petillo richiama in panchina proprio Avolio, protagonista dell'ultimo fallo, visto probabilmente anche troppo arrabbiato in questa fase, conviene tenerlo fuori, un po' di riposo per il lungo partenopeo. Strumia, un doff per Gioia che mette palla a terra, prova ad attaccare Aprea. Bravo! Buon gioco, però la palla si ferma sul ferro. Russo in contropiede 3 contro 2 Napoli. Soluzione fuori, poco fuori il pitturato per Santo. Diciamo che possiamo dirlo, è la prima transizione che vediamo di Napoli da inizio partita. Una situazione che poteva creare, che crea vantaggio ovviamente alla Kouros che ha in Russo il suo uomo diciamo migliore. Adesso dalla lunetta, 30-45, 6-50 sul cronometro. Russo in lunetta, segno con il primo. E segno anche con il secondo, 32-45. Avellino in possesso della sfera con Esposito, lotta tra numeri 5, tra Esposito e Conforto in questa fase. Fucci per Gioia, una difesa qui di Conforto su Esposito, che prende una conclusione forzata. Avellino non deve accontentarsi in questo momento, la partita non è finita, mancano ancora più di 6 minuti, 13 sono i punti. Conforto si ripropone dall'altra parte il confronto con Esposito, Zaccaro al rimbalzo, non va, il rimbalzo è nuovamente di Strumia, ottimo davvero sulle carambole. Sì, Avellino si sta dimostrando più pronta sicuramente sulla partita, arriva sempre prima sul pallone, adesso c'è Fucci che end off per Gioia in punta, in uno contro uno, prova la tripla. Grandissima tripla per Gioia, una tripla che può consegnare l'accesso alla fase interzonale. Sì, diciamo che questa tripla può essere stata il colpo del KO, può rappresentare il colpo del KO per Napoli. 32-48. Più 16 per Avellino, mancano 5 minuti e 30 secondi. Questo è davvero il colpo di grazia. Le speranze di Napoli di rientrare. A Napoli che si affida ancora ad un tiro da 3 punti, ancora Ferro, il fallo qui di Gioia. È fallo che costa caro ad Avellino perché è già in bonus e quindi Napoli andrà dalla lunetta con il numero... Ricordiamo il punteggio 32-48, 5-16 al termine. Petillo tira fuori Zaccaro, sì,
Santo va a lungo con il primo libero. Lunghissimo anche il secondo a toccare il tabellone. Perino che riparte con Esposito, Fucci, Strumia, palla per Gioia, preso da Aprea. Esposito ad attaccare Conforto, infrazione di passi in partenza. Mancano questa chiamata, sì, diciamo, infrazione che ci di può passi fare in questa sfida. Conforto, ora Napoli... fallo da Esposito, prova a buttarsi dentro l'area. Napoli sta provando ad accelerare un po' il ritmo, a 4 minuti e 51 secondi per recuperare 16 punti di svantaggio. Tutto prova a sfruttare i 4 falli di squadra, quindi la possibilità di andare in lunetta con un fallo subito. Ci prova ora Conforto, altro errore in lunetta, davvero una serata dalle basse percentuali per Napoli. Anche il secondo non va a Carmine, rimbalzo davvero di troppi Piscopo. Gli errori con Piscopo a catturare il rimbalzo, ripartenza con Esposito, Strumia, davvero importante l'apporto di Strumia, continuo sui 40 minuti, sì. Fucci batte Russo e va ad appoggiare, è il più 18, 32-50. Diciamo che questo può essere il canestro della staffa. Avellino è più sulla partita, Napoli ormai sembra ormai tagliata fuori dalla possibile vittoria finale. Conforto ci prova da 7 metri, è fortunato dal ferro, accomodato dal ferro il tiro ben oltre l'arco dei 6,75 di Conforto, meno 15, ultimi 4 minuti di gioco. Ripropone ancora Strumia in punta per Fucci, Melino che sta amministrando bene comunque il vantaggio. Esposito per Struma che mette palla a terra, attacca Santo, con l'aiuto della tabella prova la conclusione, rimbalzo e canestro, davvero Avellino anche al rimbalzo è più presente. Piscopo sinceramente è uno dei migliori di questa sera, al rimbalzo è stato importantissimo e si alza il coro dei tifosi del Mauro. Avellino vede vicino il traguardo, 35-52, 3 minuti e 26 alla fine. Napoli ha sbagliato un altro tiro da oltre l'arco, ora Avellino può davvero amministrare in questi 3 minuti. Sembra davvero fatta per Avellino, palla per Fucci, visione di Esposito che trova l'esterno del tabellone, riparte con una soluzione di 3 contro 2, rientro ottimo in difesa per Avellino, butta dentro Napoli, tiro di Russo da 3 punti e ancora un ferro, direi di no, però tantissimi gli errori in attacco. Gioia, finta la conclusione dalla media, torna in punta da Strumia, Alino amministra sui 24 ed è giusto così. Sì, 35-52, meno di 2:30 al termine, e prende rimbalzo, un altro rimbalzo offensivo Avellino. Lotta al rimbalzo vinta nettamente da Avellino. Ancora Fucci, Strumia ad attaccare il pitturato e va a bersaglio con l'aiuto della tabella. Il nuovo più 19 Avellino, 2:16 al termine. Diciamo che ci si aspettava una Napoli che potesse mettere in difficoltà Avellino. Stoppata di Piscopo che conferma l'ottimo match disputato. Avellino davvero vede lo striscione del traguardo sempre più vicino, più 19, 120 secondi al termine. Bravissimo Esposito. Ancora Esposito ed è time out. Napoli. Non è time out, c'è solo cambio, credo. Un nuovo problema tra due arbitrali e tavolo, sembrava... è stato chiamato un time out, invece semplice cambio, addirittura bloccato time out. Si corre verso la fine del match, 35-54. Qui c'erano passi non chiamati dagli arbitri, palla persa da Napoli, nuova palla persa della Kuros, davvero agli scocci di questo match. Avellino più 21,
ormai possiamo dire verso la fase interzonale. Possiamo dirlo, Avellino ormai è un minuto e trenta dall'aggiudicarsi il titolo di campione regionale dell'Under 17 Elite. Andrà ad incontrare la prima del raggruppamento siciliano per giocarsi un posto alle fasi nazionali, che un traguardo che sarebbe importantissimo per i biancoverdi, come importantissimo questo titolo che sta per arrivare. Complimenti a coach Cavaliere, ai suoi assistenti Robustelli e Gabriele. Vero, ottimo trio per questa formazione Under 17. Sta per aggiudicarsi la finale regionale, tenere accesso alla fase interzonale, uno spareggio contro una formazione siciliana, sarà un appuntamento ovviamente tutto da seguire per le giovanili della Sidicas. Si è fermato sul più bello, la corsa di Napoli, protagonista in semifinale, diciamo, però che ha vinto, non ha saputo determinare sin dall'avvio una buona gara. La diciamo che di Avellino ha dominato, ha dominato Avellino, ma giustamente sia in difesa che in attacco. Partita preparata alla perfezione dallo staff biancoverde. Manca un minuto e 5 secondi al termine. Avellino supera il centrocampo, ormai è garbage time, possiamo dirlo, è davvero tempo di amministrazione per Avellino, un vantaggio ormai ampio, 50 secondi e poi sarà festa per la Sidicas. Un traguardo importante con Mazzarella. Un traguardo importante per la Sidicas, che con questa Under 17 Elite potrà giocarsi l'accesso fra le prime fra le prime squadre italiane. Esposito ancora, spara da tre punti, airball. Avellino davvero ultimi secondi ed eccolo ancora in ripartenza Napoli. Secondi, sarà il termine del match, fallo subito da Santo a 10 secondi dal termine. La panchina biancoverde già sta festeggiando, così come il pubblico. C'è una grande caldo, una grande atmosfera, Carmine, qui al Del Mauro. Adesso ci sono due tiri liberi per Santo. Una vera e propria curva in gradinata per i ragazzi biancoverdi che accederanno alla fase interzonale. Primo libero con l'aiuto del tabellone a segno per Santo. 36-58. Dovrebbe chiudersi qui il match. Scorrono gli ultimi secondi. Esposito. È finita, Carmine, è finita, è finita la Sidicas. È campione regionale Under 17 Elite. Titolo regionale per la Sidicas Avellino. I festeggiamenti sul parquet. Napoli ovviamente chiude al secondo posto. Saluti tra roster e staff tecnico. Un saluto tra Cavaliere e Petillo. Una bella finale. Napoli ha pagato sulla difesa di Avellino, davvero difficile oltrepassare la linea difensiva di Avellino su tutta la gara. Credo ci siano pochi commenti da fare. Il 36-58 finale da un quadro effettivo di quello che si è visto in campo. Napoli non ha mai trovato la giusta fiducia in attacco. Avellino ne ha approfittato sempre. Adesso i ragazzi festeggiano con gli spettatori presenti nella tribuna Terminio del Mauro. Avellino che accede alla fase interzona, fase importante per questa formazione giovanile biancoverde. Dall'altra parte il saluto dei partenopei, davvero un successo anche per la manifestazione. Si chiude con il successo di Avellino, ma vince la pallacanestro regionale in un clima davvero ideale per lo sport. Sì, tanta gente per una giovanile, per un Under 17 qui al Del Mauro. E Avellino può festeggiare un risultato importante, un risultato ottenuto. Ne parlavo negli scorsi giorni con il coach Cavaliere, mi diceva che questa squadra è cresciuta passo dopo passo da inizio anno. È un progetto
che guarda anche al futuro, e però i risultati sono arrivati già da ora. Avellino è campione regionale Under 17, adesso ci sarà una sfida con la prima del girone siciliano, che speriamo possa confermare questa crescita dei biancoverdi. Ovviamente siamo in attesa delle premiazioni per il secondo posto nella Kuros Napoli e per il primo posto e accesso alla fase interzona della Citygas Avellino di coach Francesco Cavaliere. Era l'obiettivo del gruppo biancoverde, disputata in casa, doveva essere il successo del team giovanile irpino. Arriva dinanzi ad un pubblico festante, grande considerazione da parte del pubblico irpino, non solo parenti, amici, ma anche davvero appassionati di pallacanestro che sono venuti qui a assistere, sì, all'evento. Il campionato della prima squadra è finita, un campionato un po' deludente, però per fortuna ci sono le giovanili a regalare più di un sorriso ai tifosi biancoverdi. Carmi, voglio sottolineare un aspetto della partita: probabilmente è difficile trovare un MVP del match, perché evidentemente hanno giocato tutti bene. Io sceglierei uno tra Piscopo, che è stato fondamentale soprattutto al rimbalzo, e comunque Fucci ha giocato bene, Gioia nel finale ha saputo dare, soprattutto in sede di commento possiamo anche parlare della fase in cui Cavaliere si è trovato costretto a tirar fuori Gioia, ha trovato risorse importanti dalla panchina, Giuzio, Strumia, ma tanti altri giocatori che hanno garantito alla squadra di trovare comunque continuità in attacco. Poteva essere la perdita di un giocatore determinante per il quintetto, invece non lo è stato. No, non lo è stato, perché Avellino ha costruito un gruppo unito, un gruppo che a cui piace giocare insieme, a cui piace giocare pallacanestro. I ragazzi seguono lo staff, evidentemente in ogni indicazione, che l'abbiamo visto stasera, erano pronti per la 1-3-1, erano pronti per la 2-3 in difesa. Adesso intanto c'è la premiazione. Presidente Manfredo Fucile sta premiando con medaglia i secondi classificati della Final Four regionale Under 17 Elite. La Kuros Napoli, diciamo Carmine, comunque vanno fatti i giusti onori a questa squadra, che comunque è stata capace di arrivare fino alla finale di questo, dopo comunque una stagione estenuante, molto lunga, fatta di varie fasi. Non ha saputo replicare il gioco offerto in semifinale, anche perché forse l'avversario di fronte era diverso, più compatta Avellino rispetto a Circolo. Sì, ieri si erano trovate di fronte due squadre a cui piaceva correre molto in transizione, e su questo fronte Napoli aveva trovato lo spazio per esprimere il proprio gioco. Oggi si è affidata molto a conclusioni personali, e capita quando non sei in serata e attui questo tipo di pallacanestro, finisci per chiudere con 36 punti al tabellone. Abbiamo detto in telecronaca tante conclusioni forzate, tiri forzati da parte di Napoli, conforto russo alla ricerca di un tiro da tre punti che non ha mai dato fluidità alla manovra d'attacco. Sì, i due tra l'altro sono considerati fra i migliori tiratori della Campania. Stasera non hanno dimostrato, ma una serata può capitare. Purtroppo per loro è capitata nella finale, però comunque portano a casa un secondo posto, che è una buona base sulla quale ripartire, anche perché hanno al roster un 2001, un 2000. Comunque prova che c'è un lavoro sull'Under 17, ma anche sulle rappresentative con età inferiore. Ovvio, ovviamente il 2000 e il 2001 hanno potuto fare un'esperienza che sarà utilissima nei prossimi anni. E adesso invece è il momento della scandone, Carmine. Il momento della Citygas Avellino, scandone che dinanzi al proprio pubblico ha conquistato la finale regionale Under 17. Il gruppo irpino è premiato dal presidente delegato della federazione, la Fede Basket Campana, Manfredo Fucile.
gruppo che ha dimostrato in semifinale e in finale che nei momenti più difficili è la squadra più forte al momento in Campania per la categoria under 17. Sì Carmine, due conduzioni di gara molto, molto simili. Una partenza molto forte, concentrati, subito pronti a fare la differenza e poi una gestione della gara perfetta. Dopo il primo quarto Napoli non è mai sceso sotto la doppia cifra di svantaggio e bisogna darne merito a questi ragazzi che hanno offerto una due giorni di basket davvero ad alti livelli e infatti il pubblico li ringrazia. Li celebriamo rileggendo anche il roster: Biagio D'Aurea, Michele Esposito, Luca Tropeano, Luca Giuzio, Andrea De Luca, Claudio Strumia, Michele Fucci, Lorenzo Maria Gioia, Michele Del Bacchio, Alessandro Piscopo, Emanuele Michele De Maio e Giovanni Del Regno, guidati in panchina da Francesco Cavaliere, dagli assistenti Rodolfo Robustelli e Davide Gabriele. Premiati staff tecnico e roster. Direi che è una serata positiva per la pallacanestro avellinese. Foto, ricordo, sono le foto di Napoli. Per Napoli sarà poi il turno anche di Avellino. Anche l'organizzazione della Sidicas davvero impeccabile in questa occasione come in tante altre. Avellino che ha organizzato alla perfezione questo evento, ricezione ovviamente anche di tanti spettatori da fuori Avellino, un evento campano, un concentramento che si chiude con un successo per tutte le formazioni. Gara anche che ha preceduto la finale, bella prova anche per Circolo e San Michele, due formazioni che hanno dimostrato il proprio valore. Sì, è un trionfo per il basket campano, è un trionfo soprattutto per Avellino, che ha dimostrato che con l'organizzazione e la programmazione ha raggiunto un risultato importante. Questa può essere una base per il futuro della Sidicas Scandone Avellino. Ed ecco anche la foto ricordo per la Sidicas Avellino. Direi che la nostra telecronaca si chiude qui. Io ringrazio Alessio Bonazzi per il commento tecnico. Grazie a te Carmine, grazie a tutti i telespettatori che ci hanno seguito questa sera su 8 Channel. Ringrazio per la regia Fabrizio Angrisani, dal Del Mauro è tutto. Finisce con la festa. Da Carmine Quaglia, un saluto, una buona serata.